ovviamente di lavorare con questi due grandi musicisti in momenti, sì, paralleli si può dire. Ho militato nei gruppi sia di Dino Piana che di Enrico Rava. Li ho conosciuti quando ero molto giovane e sono stati due tra i musicisti che mi hanno insegnato di più nel jazz. Quindi ho sempre saputo che Rava aveva una passione grandissima per Dino, anche perché quando erano giovani gravitavano più o meno nella stessa zona, tutti e due a Torino più o meno, in Piemonte o comunque a Torino. E quindi Enrico ne ha sempre parlato benissimo, anche se poi Enrico ha preso una strada decisamente più verso l'avanguardia a un certo punto della sua carriera, negli anni 70. Dino ha mantenuto sempre invece salda il suo legame al jazz della grande tradizione, pur essendo invece un musicista assolutamente moderno. Quindi a un certo punto ho capito che Enrico aveva voglia di lavorare insieme a Dino e sono nate delle collaborazioni, cioè Dino veniva a fare il guest al gruppo di Enrico, eccetera, eccetera. Quindi mancava questo disco insieme dopo tutto questo periodo in cui ci sono state queste collaborazioni. È molto bello il titolo che hanno scelto, che l'ho scoperto appunto dal post di Dino Piana, e non sapevo che si sarebbe chiamato così, Algir dal Buchi probabilmente l'hanno già raccontata la storia loro, ma comunque Enrico raccontava sempre che quando erano giovani si incontravano per suonare proprio a Torino. Enrico diceva: "Beh, dai, che cosa suoniamo?" E allora, ma, e Dino la diceva: "Ma facciamo Algir dal Buchi." E Algir dal Buchi probabilmente per lui rappresentava il blues, no? E quindi era una cosa buffa. È rimasta questa cosa, questa battuta e questo racconto di Enrico negli anni ogni tanto ce lo riproponeva. Era molto, molto divertente. Quindi questo disco è un disco importante, per me un onore averne fatto parte, perché ho ritrovato i due leader, diciamo due dei leader più importanti dei gruppi dove io ho militato, e quindi si sono ritrovati insieme. L'atmosfera è un'atmosfera meravigliosa. Importante è questo incontro di generazioni, che è fondamentale, è sempre stato importantissimo sia per Dino che per Enrico, di avere anche musicisti giovani che comunque portassero una nuova idea, a volte anche un nuovo modo, un altro mondo, no? Cioè, musicale, forse anche diverso per certi versi. E quindi una scelta, secondo me, è più che giusta quella di avere Gabriele Evangelista e Julian Mazzariello, che sono due musicisti veramente straordinari, tutti e due nel loro strumento probabilmente dei fuoriclasse, e quindi ci ritroviamo un po' ad essere tre generazioni probabilmente, la mia, quella di Dino e di Enrico e quella di Julian e di Gabriele. Ecco, ognuno di loro ha dato questa freschezza che era proprio anche necessaria, che appunto si muove invece su una base molto classica, però con la consapevolezza di voler realizzare un disco in linea con quello che sono un po' le idee sia di Enrico sia di Dino. E questi due musicisti, che apparentemente sono molto diversi, poi hanno in realtà un vissuto molto simile, anche se appunto hanno operato in due settori, diciamo, della musica jazz differenti, come dicevo. Dino è sempre stato molto più legato anche all'Italia, ha viaggiato molto, è stato uno dei musicisti che ha viaggiato in Europa negli anni 70, anche se poi so che, conoscendolo, ha piacere anche di vivere il jazz in un modo abbastanza tranquillo. È assolutamente il contrario di Enrico, che invece non lo tieni a casa mai, perché è un musicista che proprio al contrario ama il fatto di trovare il suo pubblico, di andare in giro, di viaggiare, anche appunto andando avanti con l'età e
come dire, certe volte ci siamo sentiti al telefono, sto partendo, sto andando in Argentina, mi ricordo una telefonata l'altro anno, sto andando in Argentina, sono stanco già all'idea di farmi questo viaggio, e già Enrico ha insomma quasi 80 anni, forse non l'ho ancora compiuti, e io dalla mia parte dicevo, ma tu guarda che cosa pazzesca, che voglia, che passione, soprattutto, ma Enrico lo conosco, non lo tieni a casa, infatti lui sta soffrendo moltissimo in questo periodo, perché stiamo soffrendo tutti, però in particolare lui veramente ha bisogno del viaggio, ha bisogno di confrontarsi con un pubblico, di conoscere, di lavorare con i musicisti giovani, di insegnare, di fare tante cose che probabilmente in questo momento non potrà fare. Della mia stessa generazione fa parte Franco Piana, un fantastico trombettista e uno straordinario arrangiatore che è sempre stato presente, quasi sempre, insomma, nei lavori di Dino, fin dai tempi del famoso sestetto Piana Valdambrini. Ha sempre scritto, ha sempre amato questo genere di lavoro, appunto quello dell'arrangiatore, e tuttora appunto scrive per grande orchestra, veramente un musicista che io stimo molto, e quindi è stato un piacere avere anche lui nella session a completare questa bellissima frontline. Ho un bellissimo ricordo, siamo stati 2 giorni in studio sereni, abbiamo lavorato molto in tranquillità e secondo me c'è tanta bella musica in questo disco. Fatta con classe e soprattutto proprio con la voglia di fare quel tipo di disco, ed è uscito fuori esattamente quello che loro avevano in testa e quello che tutti noi avevamo in testa.